Ben ritrovati cari telespettatori anche oggi a questa nuova puntata di Parliamoci Chiaro, la nostra trasmissione di politica e attualità che, come ormai ben sapete, ci accompagnerà fino alla prossima primavera 2024, quando la nostra città, quella di Mazara del Vallo, scenderà al voto per eleggere il prossimo primo cittadino, il Consiglio Comunale, e per partecipare ovviamente anche alle prossime elezioni europee 2024. Ospite in studio di questa sera, un gradito ritorno e un gradito soprattutto ospite, Antonio Culicchia. Grazie per essere con noi, buonasera. Grazie a voi e buonasera a tutti. Antonio, ecco, rispetto all'ultima volta che sei venuto ospite nella nostra trasmissione, eri su questa stessa poltrona, qualcosa insomma è cambiato, no? E allora, prima però di farti qualche domanda più specifica, soprattutto riguardante l'amministrazione attuale, quella guidata dal sindaco Salvatore Quinci, diciamo andando a ritroso, la prima notizia che mi viene diciamo davanti è quella dell'adesione a Fratelli d'Italia da parte tua e anche da parte del consigliere Nicola Norrito. Una decisione, diciamo, sicuramente importante per il tuo e per il vostro percorso politico. Sì, assolutamente. Questa è stata una decisione che abbiamo preso un paio di mesi fa. Avevamo già parlato con i vertici del partito locale, anche provinciale, e non fa altro che praticamente affermare la mia tesi, dove occorre un cambio generazionale in politica. Vi faccio un esempio su tutti. In una delle riunioni che abbiamo fatto con tutto l'entourage mazzarese, forse la prima o la seconda, io mi trovo fianco un ragazzo, ho fatto un intervento, mi è piaciuto questo tipo di intervento, alla fine, quando ero proprio seduto a fianco a me, chiesto: scusa, ma tu quanti anni hai? Ho 20 anni. Vabbè, non ti nego che il cuore mi è diventato certo grande, perché vedere un ragazzo a 20 anni già impegnato professionalmente, che studia e che si vuole impegnare per fare politica, perché ho captato quello che mi piacerebbe captare, cioè nel senso che i giovani si avvicinano ancora di più alla politica, e che non è retorica la mia, e che veramente possono dare un contributo importante, che io non mi sento un vecchio, ma la visione che ha un giovane certo a 20 anni rispetto alla mia è sicuramente... Devo dire che da giovane condivido, e oltre che condivido, devo anche dire che ho notato nella mia generazione, rispetto a prima, un avvicinamento alla politica su entrambi i fronti, per carità, sinistra, destra, centro, al di là diciamo della posizione politica. Un avvicinamento da parte dei giovani alla politica c'è stato? Sì, ma assolutamente, guarda, ti faccio, sempre parlando di cose che vivo personalmente, all'interno di queste riunioni in Fratelli d'Italia a Mazara, forse io sono il secondo più grande, perché poi c'è l'amico Gaspare Cossa, che praticamente non so quanti ne ha, ma ne ha più di me, e poi c'è una schiera di quarantenni, trentenni e ventenni che dicendo la mazzese vero un cuore, cioè nel senso ho proprio il piacere a volte, perché molto spesso le riunioni politiche preelettorali devi essere presente, perché adesso ho proprio voglia alla partecipazione e alla condivisione eventualmente della linea politica del partito. Certo. Allora, su questo poi vorrò ritornare fra poco, sulla lista, su chi compone Fratelli d'Italia. E l'unica cosa che vorrei chiederti: come nasce però la tua e l'adesione di Nicola Norrito a Fratelli d'Italia? Ma guarda, l'adesione a Fratelli d'Italia nasce intanto, diciamo che la nostra breve o lunga storia politica parla abbastanza chiaro, cioè la mia linea e quella del consigliere Norrito è sempre stata una linea di centrodestra, indipendentemente se ci siamo presentati con delle liste civiche. Diciamo che il partito dei Fratelli d'Italia ci è sembrato il partito più organizzato, il partito che meglio rappresentava quello che avevamo in testa noi, ma quello che ho detto pubblicamente su questa sede, perché devo dare atto che, ne voglio citare solamente tre, ma ce ne sono tantissimi, che Paolo Torrente, Giampaolo Caruso e Francesco Sant'Angelo, l'attuale assessore,
hanno lavorato veramente bene, cioè nel senso il Partito dei Fratelli d'Italia è disposto praticamente ad accogliere chiunque, no? Però, certo. però si fa una selezione importante all'interno del partito, perché ci sono c'è parecchia gente che vuole sfruttare il momento per candidarsi all'interno di un partito che oggi è il partito di governo, ma e loro sanno che è importante veramente coltivare bene oggi per raccogliere praticamente nel prossimo decennio, quindi 15 anni. Allora, hai citato tu Francesco Sant'Angelo, ma ci arriverò subito dopo questa prima domanda. Cosa succede? Che qualche mese fa, insomma, tu su questa stessa poltrona, intervistato sempre da me, insomma, fai delle affermazioni su il sindaco Salvatore Quinci. Sappiamo bene che il tuo percorso inizia in suo appoggio, poi diciamo passi, ecco, all'opposizione di questa amministrazione, ma su questo ci ritorniamo sempre dopo, e poi ritorni invece nei confronti a voler bene Salvatore Quinci. Io voglio bene a Fratelli d'Italia, e Fratelli d'Italia appoggia Salvatore Quinci. Quindi la scelta, ecco, stavo arrivando proprio lì, siccome tu eri stato molto determinato, sì, dove avevi detto, oh, ragazzi, possiamo fare quello che vogliamo, io Salvatore Quinci non ve la dovete prendere, ma politicamente la mia strada e la sua non si incroceranno mai. Adesso invece succede. Sì, ti spiego subito. Assolutamente. Nel momento in cui io sono, tra virgolette, mi posso considerare un soggetto politico a Mazara del Vallo, e quando ovviamente una persona come me o come Nicola Nonrito si presenta, non è che uno che prende sempre più di 300 voti sono 300 voti di Antonio, c'è dietro un'organizzazione, un gruppo di persone. Certo. Quando ovviamente poi si doveva decidere, perché o smetti di fare politica o devi decidere su che parte stare. Certo. Tutta la nostra organizzazione alla fine ci hanno fatto riflettere sul fatto che, dice, indipendentemente dalle tue questioni personali, perché l'ho sempre detto che avevo delle questioni, sì, personali, ma quando praticamente si riesce a, nel giro di meno di un quinquennio, ad escavare il fiume, si riesce praticamente a fare un ripascimento, anche se temporaneo, delle coste, si ha una visione sul discorso della realizzazione, che io sono favorevole, perché per ora molti criticano. Dobbiamo vederla ciclabile, immagino. Dobbiamo vederla all'opera. Tutti, io ad esempio ho visto dei commenti, perché non si può più parcheggiare in doppia fila, come se il parcheggio in doppia fila era fosse consentito, ma comunque ci siamo. Quindi nel momento in cui questo gruppo, che mi ha sempre permesso ovviamente di fare la mia degna figura, dice, noi dobbiamo valutare, e le parole sono parole, e i fatti, certo, sono fatti. Io nel momento in cui, diciamo, hai preferito i fatti. Sì, perché poi alla fine il mio problema, ribadisco, è stato un problema personale. Diciamo che i problemi che sono nati personale con questo sindaco, poi lui, tra virgolette, secondo me, io sono convinto che quando due persone hanno delle discussioni, la colpa non è solamente di uno, certo, o solamente dell'altro. Però diciamo che io una volta dissi, quando io ero ancora in maggioranza, molti pensano che praticamente io sia andato via perché per un discorso di assessorato, io dissi, e questo ve lo può pure confermare il sindaco, se tu, Salvatore, dovessi nominare un assessore, non so come ha fatto Sgarbi con Oliviero Toscano, nel senso, dovessi nominare un assessore, non sarò sicuramente io a romperti le scatole, ma se noi dobbiamo dare spazio a gente che da 10 anni non passa lo sbarramento e che effettivamente non, la città non vuole al governo, mi sembra che stiamo mischiando un po' le carte. Certo. Poi alla fine mi ha dato ragione, perché
questi allargamenti a determinate liste. Non hanno portato, diciamo. No, hanno fatto più chiasso quando praticamente hanno lasciato l'assessorato che durante il periodo in cui hanno avuto l'assessorato. Quindi poi alla fine il tempo lascia quello che trova e abbiamo visto di che cosa sono capaci. Certo. Poi io non scorderò mai il discorso della nave per Pantelleria, cioè una pulcinellata. Ecco perché. Immagino quindi che tu ti riferisca insomma a Forza Italia, all'onorevole sì, Scilla. Ma cioè, alla fine vedi Robert, è la cosa che mi fa stare bene all'interno di Fratelli d'Italia è che i ragazzi che minano da tantissimo tempo all'interno di Fratelli d'Italia hanno messo a disposizione tutti i contatti a livello provinciale, a livello regionale e anche a livello nazionale, dove penso che il problema non è Fratelli d'Italia all'interno di una coalizione, il problema è che secondo me la città ha bisogno di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia che entra in giunta proprio qualche settimana fa, sì. con l'assessore Francesco Sant'Angelo, a seguito tra l'altro di una riunione del consiglio direttivo provinciale del partito, dove il partito provinciale ha deciso di aprire delle interlocuzioni con il sindaco Quinci, interlocuzioni chiuse dopo qualche giorno, e l'assessorato insomma arriva quindi a Fratelli d'Italia. Diciamo pure che praticamente era un atto dovuto, in quanto all'interno della coalizione Quinci c'erano deleghe assessoriali ricoperte da gente che aveva già, non ufficialmente, ma aveva già deciso di aderire ad altri tipi di coalizione, quindi senza fare retorica, diciamo che era un atto dovuto. Certo. Se tu già appoggi un altro candidato sindaco, un'altra coalizione, io non vedo qual è l'utilità che tu possa stare all'interno di un progetto amministrativo a ridosso delle elezioni. Fratelli d'Italia c'è, Fratelli d'Italia sarà, secondo me, la forza trainante di questa coalizione, quindi è giusto che abbia un rappresentante in giunta. Io infatti, come ti dicevo, avrei portato la domanda subito dopo, nel senso che quindi ovviamente Fratelli d'Italia, mi hai già preannunciato, sta facendo una sua lista, si sta organizzando in maniera insomma assolutamente forte. Sì, ma questo di qua lo ha pure affermato in un'intervista Francesco Sant'Angelo, anche se devo dire che io non, perché lì si funziona a dipartimenti, io non sulla lista non metto bocca, c'è chi si sta occupando della lista, ma posso solamente affermare che ci sono dei candidati in esubero rispetto ai 24 che dei, quindi bisogna tra virgolette pure ragionare e fare delle scelte. Voglio fare un passo indietro perché ho dimenticato una domanda, ma col sindaco Quinci, da quando ovviamente sei rientrato nella sua maggioranza, chiamiamola così, nella sua coalizione, avete avuto modo poi di parlare? Assolutamente sì. Ma il problema con Salvatore Quinci non era un problema politico. Che, sì, l'hai specificato chiaro. Sempre tante volte. Era un problema personale. Dico, ma avete avuto modo però di parlare? Più di una volta. E allora, senti, restando in Fratelli d'Italia, è un partito davvero sulla bocca quasi di tutti in questa città, perché come tu ben sai è il partito del governo regionale, nazionale, è un partito che, come hai detto tu, insomma ha un peso specifico, non indifferente, e il problema però dove sta? Che questo partito sembra, poi non si sa se realmente così, essere scisso in due correnti. La corrente che faceva capo all'ex onorevole Nicola Catania, che è quella tra virgolette che ha la maggioranza all'interno del coordinamento provinciale, e la corrente invece che adesso farebbe parte dell'onorevole Bica, subentrato all'onorevole Catania. Intanto, come mai questo scontro all'interno del partito? Ma intanto questo scontro, secondo me, all'interno del partito nasce dalle elezioni dei comitati direttivi provinciali. Okay. E la cosa che non è, mi fa rabbia, perché poi alla fin fine non mi fa nulla rabbia, però quando si svolgono delle elezioni, e forse è stato in provincia di Trapani, sono state le elezioni più democratiche,
che io vedo che tutti i partiti assegnano i ruoli di coordinatore provinciale, coordinatore comunale su nomina maniera diretta, esatto. qui hanno votato. E non è che ha votato il tesserato dell'ultimo minuto. Perché quelli che insomma erano strutturati da quelli tempo. Che al 30 settembre erano tesserati, perché se io mi fossi tesserato il 1 ottobre non potevo votare, ok? Quando praticamente all'interno di una votazione il margine è stato 7-3, 8-2, ci siamo, e io vedo gente che va in consiglio comunale e si identifica come Fratelli d'Italia e dice che sono state delle elezioni farlocche. Cioè, a questo punto, cioè, io penso che qualcuno dovrebbe capire che la politica ogni 5 anni è una competizione. Certo. Chiaro. Ma se perdi, devi pure sapere accettare la sconfitta. Io nel 2014 non ce la feci per 7 voti. Non è che ho fatto tutto questo gran casino. Mi sono messo da parte. C'è qualcuno che praticamente prende sonore e bastonate da un anno e mezzo a questa parte, anzi da 5 anni a questa parte, e ora solo ed esclusivamente perché una sentenza fa decadere un deputato. Ma secondo te, Roberto, un partito come Fratelli d'Italia, una, come l'hai definito, una corrente come la nostra, ma può essere determinata da una sentenza? Certo, sicuramente, però... Noi le rispettiamo le sentenze, noi le sentenze le rispettiamo. Il signor Bica è diventato sicuramente deputato, non in maniera onorevole, ma deputato. Quindi io non riesco a capire perché si vanno a proclamare delle vittorie. Le vittorie tu non le devi proclamare attraverso le sentenze del Tribunale, che noi sempre dobbiamo rispettare. Le devi praticamente ottenere nelle urne. È pur vero, dico, è chiaro che un parlamentare però ha il suo peso specifico. Assolutamente sì, ma questo cambierà qualcosa con gli equilibri del partito? Relativamente, perché il partito si è già espresso. Quello che conta è chi, tra virgolette, detta la linea è il commissario provinciale. Quello che è detta secondo lo statuto del partito. Certo. Io, mi sembra che l'onorevole Biga, il deputato Biga, praticamente abbia detto il contrario di quello che ha deciso già il partito. In un'intervista in più interviste pubbliche ha fatto delle dichiarazioni dove vorrebbe far spostare Fratelli d'Italia dalla coalizione del sindaco Salvatore Quinci verso qualcun altro, probabilmente verso Nicola Cristaldi. E vuol dire che praticamente se non gli sta bene la linea del partito non riesco a capire perché lui dovrebbe rimanere in Fratelli d'Italia, perché nel momento in cui il direttivo a livello provinciale ha deciso che a Mazara del Vallo Fratelli d'Italia appoggia la coalizione con il sindaco Salvatore Quinci, io non riesco a capire perché dopo una sentenza, perché ricordiamo sempre 3.000 voti di differenza ci sono tra il primo e il secondo in Fratelli d'Italia, certo. Ci siamo. Perché Roberto, perdonami, allora se domani mattina, io non lo so quello che posso, ma se domani mattina tra virgolette potrebbe il deputato Bica potrebbe avere un problema e c'è il terzo, si cambia di nuovo tutto perché praticamente noi dipendiamo dal tribunale, fammi capire. Certo. Ma invece voglio chiederti una cosa, perché ho avuto modo di chiederla anche ad Aurelio Nonrito qualche settimana fa. Aurelio Nonrito, come tu ben sai, sicuramente anche i nostri telespettatori sapranno, è una persona, si è definito un militante ed aderente di Fratelli d'Italia, una persona che da tempo, se non da una vita, sta in questo tipo di ambiente politico, e la stessa domanda la voglio rivolgere anche a te. L'onorevole Cristaldi, la nostra emittente di Tele8, l'ho intervistò un anno fa, dove lui annunciò che in maniera più formale la sua candidatura, una volta e per tutte disse sì, mi candido, sono lì, voglio scendere di nuovo in campo per la città, e alla mia domanda dove chiesi insomma la posizione di Fratelli d'Italia, lui disse con questi termini che gli sarebbe sembrato anacronistico se non antistorico il fatto che Fratelli d'Italia lo possa appoggiare. Perché invece adesso c'è tanta forza e tanta spinta affinché Fratelli d'Italia molli Quinci e vada con Cristaldi? No, perché secondo me l'onorevole Cristaldi pensava che alla vigilia di queste elezioni la sua persona
potesse calamitare un po' tutte queste forze politiche. Poi alla fin fine di forze politiche, tranne una parte del Movimento 5 Stelle, non ne ho viste che si sono avvicinate alla candidatura di Nicola Cristaldi. Io ho l'impressione che c'è parecchia gente che la sera disprezza Fratelli d'Italia e poi la mattina la vuole comprare. Ho questa sensazione. Ma siccome Fratelli d'Italia, ribadisco, qui non ci sono singoli individui o solisti all'interno del partito. Il partito ha deciso attraverso il direttivo, e lo ribadisco, che Fratelli d'Italia appoggerà il sindaco Salvatore Guinci, e da questa posizione noi teniamo la barra dritta, come ci dicono i nostri referenti. Senti, allora, a proposito di questo, siamo finiti, Mazzara del Vallo è finita, diciamo, come protagonista di diverse testate giornalistiche anche nazionali, perché è stata un po' presa di mira come città del trasformismo, di laboratorio politico, perché qualche collega giornalista, ecco, che osserva la città in maniera meno presente, chiaramente più vicina rispetto a noi, ma in maniera più distante, vede che da una parte c'è il sindaco Salvatore Guinci, che ha Fratelli d'Italia, e come ben sappiamo, insomma, anche se ha lasciato gli incarichi, ha, anche se lui non è più di Azione, o comunque ha delle persone sicuramente nella sua coalizione che tendono più a sinistra. L'avvocato Ippolito, candidata in teoria del centrodestra, in pratica anche lì c'è il PD presente insieme a Forza Italia, per esempio. Nicola Cristaldi, ex MSI, anche lui, come si è definito, persona di destra, non di centro, persona di profonda destra, che però va a ricongiungersi per esempio con il Movimento 5 Stelle, anche se lui stesso ha detto che ha anche elementi di sinistra all'interno. In questo quadro, a parte che sembra parlare sempre di destra e poi di sinistra, però dico, in questo quadro sembra che tutti e tre i candidati siano sulla stessa linea a livello di amalgama politica. Ma io su questo nutro qualche dubbio, perché se noi andiamo ad analizzare praticamente le forze che compongono, io parlo per la nostra di coalizione. Certo, assolutamente. Che poi alla fin fine qualcuno può chiamare la lista come vuole, però se tu sei il segretario di un partito di centrosinistra, sei il segretario di un partito di centrosinistra. È chiaro, certo. Se tu hai militato nel Partito Democratico e poi adesso fai una lista civica, non mi riferisco a, non mi ricordo come si chiama, Energia Popolare. Energia Popolare, che sì. Praticamente negli ultimi minuti mi è arrivato un video, hanno aderito praticamente a Nicola Cristaldi. Ognuno è libero. Però se noi andiamo ad analizzare la coalizione di Salvatore Guinci, mi sembra che la posizione di Fratelli d'Italia è chiara. Abbiamo qualche dubbio sulla chiara connotazione di centrodestra, di osservatorio politico? No, certo. Gianluca Messina e il dottor Arena, che sono rappresentanti di un'altra lista, noi qua parliamo di dirigenti a livello provinciale e comunale, ti diventerà bellissimo. Ci siamo. Quindi io penso che il 70%, della coalizione, è formata da gente chiaramente di connotazione di destra, no, di destra. Quindi quando il sindaco Salvatore Guinci interrompe qualsiasi rapporto con Azione, mi sembra che la connotazione è chiara. Voglia dare una connotazione più chiara alla sua coalizione. Chiaro, qui si ragiona da coalizione, non si ragiona, perché forse adesso i ragionamenti politici stanno cominciando a funzionare a Mazzara del Vallo, e questa è la cosa più importante. Quello che io ho notato, tra l'altro anche da giovane, per carità, quello che io ho notato è che si sta iniziando, a differenza di 15-20 anni addietro, a rimettere al centro la politica con i partiti. Assolutamente, per le elezioni, ma assolutamente, amministrative. Sì. Ma anche a me una cosa che piace molto è il modo in cui Fratelli d'Italia si rapporta con il sindaco, con la coalizione. Nel senso, delle posizioni chiare e nette, nel senso, non facciamo confusione e certe cose non le discutiamo dopo, perché dobbiamo chiarire adesso le posizioni che noi... Ma è vero che noi stiamo lavorando tranquillamente pure su un nostro
programma da integrare al programma. A quello del sindaco. Assolutamente sì. Allora, a proposito, mi dai un assist proprio a pennello, cioè quello del programma, quello dei progetti, quindi ci distanziamo leggermente dall'aspetto politico. Prima di arrivare ai progetti, tu sei un esperto di economia, in consiglio comunale più volte hai fatto presente la tua chiaramente professione in analisi al bilancio del comune, bilancio che inizialmente non vedevi di grande occhio. Oggi invece come vedi il bilancio di questa città? Attenzione, non è perché io sono in maggioranza, il bilancio non era buono ad essere diventato buono, perché fra gli incontri che noi abbiamo avuto con l'attuale sindaco, quantomeno ha ammesso che non avevo torto. Diciamo che è già questa, voglio dire. Sì, diciamo che io dico sempre, al termine dei miei interventi tecnici, dicevo sempre che i numeri sono numeri, la filosofia è filosofia. Assolutamente. Il problema, nessuno può dare conto. Il problema è che effettivamente ci sono delle idee nuove e non dobbiamo inventare nulla. Perché se io invito magari soprattutto i ragazzi che adorano navigare su internet, andare a visitare dei siti di altri comuni, andare a vedere come funziona la pagina relativa alle entrate tributarie con una trasparenza. Io faccio sempre un esempio, io personalmente ero convinto che con l'esattoria comunale ero a posto, ma più che altro dicevo devo andare a Trapani oppure devo delegare qualcuno per uscire un estrattore. Quando hanno messo i dati online, quindi con lo SPID, con le credenziali, certo. Malgrado me mi sono accorto che io non ero in regola con il pagamento della tassa della moto. Ho detto me lo pago, no, me lo rateizzo con una semplicità, tra virgolette. Unica. Ecco, quello che la direzione dove deve andare al comune, che il comune, è quello di mettere praticamente tutti i dati online in modo tale che la gente da casa o la gente si fa aiutare magari da qualcuno che magari è più esperto, può essere il commercialista, può essere il patronato, può essere il sindacalista, che magari si occupano di sbrigo pratiche. E in questo caso non si parlerebbe più di back office o front office, perché poi alla fine succede sempre un casino. Mettere tutti i dati a disposizione del contribuente che vuole... In autonomia possa... E mi sto... perché ho fatto l'esempio dell'Agenzia di Entrata e Riscossione? Perché da quando loro hanno messo, lasciamo stare il discorso della rottamazione, guarda, da quando hanno messo i dati online in linea, le percentuali di incassi sono salite del 18%. Per cui, e considerato che il comune di Mazara del Vallo ha 100 milioni di euro sul groppone di crediti, quando io una volta dissi noi moriremo soffocati dai crediti, perché parecchi di questi crediti sono stati persi in quanto, scadendo i termini della prescrizione, automaticamente arrivederci e grazie. Certo. Senti, allora voglio parlare con te di un tema, sicuramente starete lavorando sul programma, sui progetti, magari questi me li dirai quando li avrete pronti fra qualche giorno. Due temi che vorrei affrontare con te, sono gli stessi temi che ha tirato in ballo anche la candidata sindaca Vita Ippolito durante la sua conferenza stampa e anche durante insomma alcune uscite televisive. Prima il discorso dei passaggi livelli, insomma anche lei come qualche altro candidato e come lo stesso Salvatore Quinci vorrebbe intervenire su questo annoso problema che divide la città in due, e poi invece è uscita insomma con alcune affermazioni sulle scuole, sugli istituti superiori della città, in particolare sui licei, sul liceo linguistico classico e scientifico, dove come ben sappiamo anni fa si rischiava la chiusura degli istituti per andare in qualche altra parte, il sindaco aveva proposto di andare a Mazara 2, insomma ha fatto delle affermazioni che sicuramente tu ben avrai saputo in merito ai licei. Vorrei sapere la tua insomma visione su questi due programmi, quello delle ferrovie e dei licei. Allora, sul discorso dei licei, io l'esternazione della candidata Ippolito io l'ho ascoltata. E io spero vivamente che lei si ravveda su quello che ha detto, perché ho sentito qualcosa di veramente classista, perché arrivato a questo punto io direi alla candidata sindaca, ma quelli del liceo artistico, del commerciale o dell'industriale
sono figli di un Dio minore, per non dire altro. Quindi il problema che sia chiaro, il problema è che chi si candida a sindaco di questa città deve cercare di risolvere problemi. Mi sarei aspettato un altro tipo di risposta, considerato che noi non vogliamo fare migrare in altre città, certo, quelli del liceo classico, aumenteremo i controlli attraverso la polizia municipale, renderemo l'area più sicura. Questo discorso di fare una distinzione tra quelli del liceo e quegli altri istituti superiori, gli istituti tecnici, mi ha dato un fastidio. Guarda, vabbè, che sia chiaro, io ho un figlio a 6 anni e mio figlio è stato punito per 2 settimane, perché ancora il bambino, certo, perché ha detto qualcosa che non doveva dire su un suo compagnetto. Io sul mio figlio posso fare una punizione, però io non me l'aspetto questi tipi di interventi, perché attenzione, che non è che si voglia venire a dire magari Antonio Colicchi ha capito, perché ho capito benissimo, io ho capito meglio, magari qualcuno si sarà espresso male, ma io ho capito benissimo. Sicuramente da parte della candidata ci sarà stata una espressione. E mi ha dato parecchio, ma devi stare molto però attento, bisogna stare attento, quando sei in campagna, certo, elettorale devi stare molto attento, non è che dobbiamo fare tipo il discorso del consorzio, che li abbiamo salvati e poi interviene l'assessore regionale. Dire. Anche se lì diciamo che lei dice che lei aveva ragione, però con dei documenti che ha portato scritti, si sta a vedere poi la verità. Okay. Da che parte sta? Sulle ferrovie, velocemente? Sulle ferrovie, qui io l'ho già detto altre volte, secondo me il problema delle ferrovie, c'è stato un progetto presentato tantissimi anni fa dall'ingegnere Luigi Vilardo, che era l'ex ingegnere del Genio Civile di Trapani, dove praticamente lui diceva che la soluzione migliore sarebbe quella di spostare la stazione in contrada San Nicola. Sì. Dove avremmo risparmiato una barca di soldi, perché insomma lì o frai i sovrapassaggi o fai i sottopassaggi. Certo. Quindi, e lì si parla di spendere una barca di soldi. Facendo questo tipo di aggiustamenti, attrezzando la stazione di Santa Nicola, io secondo me potrebbe e giustamente migliorando i servizi di trasferimento. Certo, secondo me, anche perché levandoci le grandi città, Milano, Torino, Napoli, e poi nelle piccole città le stazioni sono tutte in periferia, quindi non vedo quale potrebbe essere il problema. Ci sono dei progetti che hanno più di 20 anni che potrebbero essere rispolverati. Allora, veramente velocissimi, perché siamo fuori con i tempi, domanda ultima sui progetti: se tu domani mattina fossi sindaco, fossi assessore, insomma ricoprissi un incarico pubblico in questa città e avessi una bacchetta magica, la prima cosa che faresti? Il terzo ponte. Noi con il terzo ponte in piazza Giovan Battista Quinci forse ci sarebbe il lungomare più grande d'Italia, perché da Capofeto fino a Torretta. Certo, sarebbe tutta un'unica e cosa. E poi da un punto di vista pure di viabilità risolverebbe parecchio, perché effettivamente io ho la fortuna di andare a Tondarella d'estate in villeggiatura e dall'una alle due praticamente il ponte, e ho apprezzato tantissimo quello che le rotatorie che sta facendo l'amministrazione praticamente via Marsala, importantissimo, perché molta gente praticamente non voleva evitare i semafori qui, passava praticamente dalla via Marsala, quindi dalla statale, e al semaforo in via Marsala si creava l'ingorgo. Certo. Ora secondo me, anche se piccolina, ha risolto, e questo cioè sono piccoli accorgimenti che fanno respirare. E allora siamo in chiusura, l'ultima domanda, Antonio, come è messa la coalizione del sindaco Salvatore Quinci e a tuo sentore come andrà a finire questa campagna elettorale? Secondo te ballottaggio sì, ballottaggio no, e ovviamente chi vincerà, anche se quello sei di parte, per cui... No, io secondo me, vabbè, non essere di parte relativamente, perché poi chi è che come te che fa questo lavoro bene o male sa le coalizioni, certo, le liste, e diciamo che si sta lavorando perché 5 liste sono assodate, assicurate, qualcuno sta lavorando per la sesta lista. Poi sul discorso primo turno, secondo turno, siccome ancora mancano 100 giorni alle elezioni, io non so se qualche candidato sindaco possa perdere tanto rispetto alle proprie coalizioni.
Chiaro, perché tutto lì, perché il famoso 40% sono i voti al sindaco, non alla coalizione. Certo. Quindi praticamente non dipende tutto dalla coalizione che praticamente appoggia un sindaco, dipende pure da quello che succede nelle altre coalizioni. Ad oggi io ti dico che il primo turno lo vedo, vincere il primo turno lo vedo abbastanza difficile, ma non impossibile. Grazie per essere stato con noi, chiacchierare con te è sempre un grande piacere. Anche per me. Ci rivedremo sicuramente in questi 100 giorni che ci separano dalla fine della campagna elettorale e quindi dalle elezioni. Grazie ancora per essere stato con noi e grazie ai nostri telespettatori che ogni sera ci seguono. Grazie. Buonasera.